tutti irregolari, questo è il punto. Erano irregolari per non dire che erano illegali, per cui si chiudono, non è che chiudono perché si è trovata una soluzione alternativa, chiudono perché devono chiudere, basta. Bagni, prego. Io volevo chiedere all'onorevole Angelilli, che ricorda in questo contesto è vicepresidente al Parlamento europeo, che cosa pensa l'Europa di noi, non solo di Bracciano, ma proprio di come viene gestito in Italia il sistema rifiuti, di come viene gestito in Italia l'albo pretorio, perché qui al comune di Bracciano spariscono gli atti dall'albo pretorio, spariscono gli atti dal sito della Bracciano Ambiente, ci sono atti firmati Marchesi, firmati Andrea Riccioni, che spariscono dal sito Bracciano Ambiente nella pagina comunicazioni all'amministrazione, nella pagina trasparenza. Non riusciamo ad avere consigli comunali partecipati, nel senso che la gente può assistere ma non può parlare, e addirittura il segretario Capparella, invocando un regolamento interno del comune, vieta alla stampa regolarmente iscritta al tribunale di poter fare riprese audio e video dalla prima fila, come sto io in questo momento, quindi senza riprendere gli astanti, e dove si parlava addirittura di Cupinoro, quindi non si trattavano dati sensibili, anche perché in quel consesso avrebbero dovuto fare un consiglio a porte chiuse, e i cittadini per fare una richiesta accesso agli atti pagano intorno ai 100 euro per il primo atto, dopodiché non si sa entro quanto tempo ti arriva, se ti arriva. Esatto, come ti arriva. È di questi giorni la notizia che sul sito di Bracciano il sindaco ha comunicato a mezzo stampa che si stigmatizzano le false informazioni divulgate dal Messaggero circa uno studio di fattibilità di 4.800.002 metri cubi, quando questi atti sono stati scritti dalla Guardia di Finanza in un comunicato stampa mandato a tutti, e qualcuno del comune prova a dire che la Guardia di Finanza è andata oltre il proprio dovere, che ha fatto oltre quello che gli competeva. Il sindaco di Bracciano, Giuliano Sala, sull'home page del sindaco e del comune, e qua chiudo, scrive che noi come comune abbiamo chiesto esclusivamente il rinnovo della vecchia vaira. Non è vero, è un falso, perché l'avvocato ha firmato un documento in cui chiede il rinnovo della vecchia AIA, una modifica non sostanziale di quell'AIA, quindi un allargamento, e ovviamente l'allargamento con la vaira. In più sembra che nei giorni scorsi il sindaco sia andato dal ministro a chiedere un nuovo commissario, comunque sia un aiuto per far fronte alla problematica. Quello che noi chiediamo è se tutto questo è regolare a livello di normativa europea. Ho già risposto, nel senso che c'è una procedura di infrazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nel Lazio, e ho detto prima che il 30% delle infrazioni che riguardano l'Italia riguardano proprio i rifiuti, quindi è evidente che è un sistema che non funziona, che è pieno di problemi. Nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi si assiste a situazioni in cui non c'è proprio trasparenza, non c'è legalità, non so se si può dire, l'ho detto, e mettiamo tra virgolette, e qui lo dico e qui lo nego, va bene, però questo è quello che pensa l'Europa, ma come
ma noi abbiamo trovato del tutto anomalo il comunicato della Guardia di Finanza, che di fatto imputa il danno agli amministratori dei singoli comuni, non alla Bracciano Ambiente, e in questo ha ragione tra virgolette nel comunicato Sala, in cui smentisce quel comunicato e nei confronti, diciamo, dove gli imputati sono di fatto gli amministratori dei comuni. Volevo capire un attimo. Quindi in parte questo, l'altro punto è come prevede il comune di Bracciano e la cittadina di Bracciano a gestire la fase post mortem della discarica di Cuminorbo. Il sindaco Pagliotta di Ladispoli, uno dei principali paesi conferitori, ci ha dichiarato ieri sul nostro giornale che negli ultimi 10 anni solo Ladispoli ha versato 4 milioni di euro post mortem, altrettanto avrà fatto cervelli per dimensione, però non troviamo un bilancio. Allora, è semplice la risposta. Allora, tra tutti i comuni conferitori, Bracciano è un comune conferitore, tra tutti quelli che devono pagare, che hanno maggiori debiti, il comune di Bracciano era quello che aveva maggiori debiti. Un'altra cosa, una società privata se banca debiti verso il pubblico non è che può richiedere interessi senza prima intimarli, è come se io, cittadino, ho un debito verso un ente pubblico e chiedo successivamente gli interessi per rimanere il pagamento per un soldo. Ti faccio un'altra domanda. Per anni, mi prendo responsabilità di quello che dico perché l'ho anche detto, per vari anni sul bilancio sono stati portati questi soldi con gli interessi. Che cosa significa questo? Significa che è tutto fatto. Per quanto riguarda il post mortem, allora è semplice fare il conto, basta vedere quanti rifiuti sono stati portati, quanta era la quota post mortem, moltiplicare il risultato. Io, cioè, se c'è anche questo, ho visto che ci sono circa dai 10 ai 12 milioni di euro circa, ci sono ancora essere. Allora, 10 ai 12 milioni, diciamo, oggi ci sono, ha dichiarato il sindaco, 1.750.000 euro. Gli altri soldi che fine hanno fatto? Lui ha dichiarato, in una dichiarazione che ho letto su Facebook, mi sembra, cioè, ma perché quelli di prima non l'hanno fatto. Hanno messo d'accordo con la TEL e non l'hanno fatto questo. Allora io vi dico, date alla mano, che il decreto 33 mi sembra, del 2013, imponeva il post mortem, ora correggete se sbaglio, ma non credo, è stato fatto appunto il gennaio del 2003. La Bracciano Ambiente è stata, la tenda è stata rilevata dal comune il 4 aprile 2004, quindi prima quando? Noi siamo andati via nel 2007 all'amministrazione Nevi, persona onesta e seria, che ripeto Bracciano non ha meritato, questo lo confermo, Bracciano non ha meritato, visto i personaggi che ci sono oggi, abbiamo lasciato circa 800.000 euro nel 2007. Allora, se nel 2007 c'è 800.000 euro, come fanno oggi a essere 1.700.000 dopo 7 anni? I soldi sono da un'altra parte, probabilmente. Lo verificheremo perché non stiamo più a giocare. Poi la grande anomalia è che sui 25 comuni conferitori solo 8 hanno un contratto di servizio. E quindi diventa ancora più difficile chiedere ed ottenere il pagamento. Questo è un fatto fondamentale. Comunque questo ti do cose.